Assessore Santilli, si parla della scuola, del plesso scolastico di San Silvestro. Ci sono buone notizie per quanto concerne la riapertura. Sicuramente sì, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi il 26 di febbraio la scuola sarà riaperta a tutti gli effetti per tutti i ragazzi, così tutte le problematiche che hanno subito in questi 2 anni la popolazione di San Silvestro finalmente tornerà nella scuola, nella sede che abbiamo rimodernato, risistemato nel migliore dei modi. Quali sono state le problematiche dei lavori portati avanti? Le problematiche purtroppo con l'adeguamento sismico sono stati vari problemi, abbiamo avuto anche qualche problema con le varie imprese che si sono succedute, però alla fine giornalmente con la mia presenza e con la presenza dell'ingegner Polce siamo riusciti a ottenere il risultato. Parliamo di una riapertura importante per un quartiere come quello di San Silvestro. Sicuramente sì, questa è una cosa a cui noi tenevamo in modo particolare, tant'è che abbiamo seguito passo passo questa cosa perché tutta la zona di San Silvestro era penalizzata in quanto i ragazzini dovevano prendere gli autobus per andare a via Rubicone, quindi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro.